Benvenuti a Ricicliamo e un caro saluto da Giovanna. Nella società in cui viviamo siamo ormai abituati ad avere un sacco di oggetti e materiali che, quando sono stati utilizzati, possono tornare alla vita grazie alla nostra sensibilità e alla nostra attenzione. E queste sono azioni quotidiane che possono aiutare il nostro ambiente a rimanere pulito, a farci risparmiare, a non sprecare e soprattutto a non sprecare materie prime. Parliamo oggi di un materiale, sicuramente il più utilizzato, ovvero la carta, uno dei materiali più versatili per quanto riguarda il riciclo. Abbiamo qui alcuni esempi di prodotti fatti con la carta, dalle comuni riviste, giornali, quotidiani, ai pacchetti che imballano per bene gli oggetti che magari acquistiamo in internet, oppure ad alcune confezioni di alimenti. Nel cassonetto, quello blu, quindi dovranno essere inseriti riviste, libri, giornali, imballaggi ripiegati naturalmente e puliti dal nastro adesivo, anche le scatole della pasta, anche le scatole del riso, delle scarpe, i sacchetti del pane. Alcuni biscotti invece sono proprio confezionati con una carta abbinata ad alluminio, quindi non vanno inseriti nella carta ma gettati nel secco. Fate comunque sempre attenzione al simbolo stampato sulla confezione che indica se è riciclabile. Attenzione, la carta naturalmente deve essere gettata nei cassonetti sfusa e non con le borse di plastica, altrimenti il nostro lavoro è vanificato. Poi ci sono dei materiali che, pur sembrando di carta, non vanno bene per il riciclaggio, come per esempio, non so, la carta da forno, quella oleata o plastificata, i tovaglioli, i fazzoletti, la scatola della pizza, ovviamente se è sporca assolutamente no, altrimenti se decidiamo di metterla nella carta dobbiamo pulirla ben bene. Oppure la carta macchiata non va assolutamente nel cassonetto della carta, o quella sporca di colla, unta e altro. Ricordiamo di non sprecare la carta, ad esempio quando scriviamo e utilizziamo un foglio, scriviamo da tutte e due le parti. È molto molto importante separare bene i materiali nei cassonetti, infatti il lavoro di separazione dei materiali inseriti nel cassonetto giusto è importante perché se lo mettiamo nel cassonetto errato sicuramente ci sarà un costo aggiuntivo alla nostra bolletta. Quindi cosa vi devo dire? Grazie dell'attenzione e ricordate, per un mondo perfetto, ogni rifiuto nel suo cassonetto.